a tutti, giochiamo contro Jesi, squadra molto scorbutica da affrontare, composta da giocatori di assoluto valore come Mason Rocca e Maggioli, che sono giocatori molto temibili, soprattutto vicino al canestro. Hanno Golden Wade, che è il loro miglior giocatore, soprattutto dal punto di vista offensivo, ed è il miglior realizzatore del campionato. E la rimanente parte del roster è composta da giocatori di spessore, che di anno in anno sono cresciuti, come Santiangeli, come Borsato. Hanno Jukic, che è un buonissimo giocatore, che ricopre due ruoli, e hanno Yander, Fallucca e Gaspardo, che danno molta energia alla squadra. E, guardando le partite e vedendo anche le statistiche, mi accorgo che loro hanno una panchina corta. Dal lato è un fattore importante, dall'altra parte sono molto furbi a utilizzare difese molto particolari, molto tattiche, difese allungate, difesa 3-2 e difese miste, per cercare di proteggere determinati giocatori. Nell'arco di una partita che dura 40 minuti, si vive soprattutto di parziali. Credo che la partita contro Jesi sarà importante, soprattutto l'approccio. Avere un approccio importante contro una squadra temibile come Jesi, che ha giocato buonissime partite sia in casa che fuori casa. Mi ha impressionato tanto la partita contro Brescia, dove hanno dominato per circa 30 minuti. E niente, bisogna andare lì a Jesi cercando di pensare soprattutto a noi stessi, di fare uno step in più, soprattutto dal punto di vista dell'intensità e dell'aggressività che abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite, e quindi sarà un test importante per noi. Siamo cresciuti soprattutto nelle ultime due partite, questo è vero. Anche nelle partite precedenti l'approccio è stato sempre positivo. Faccio l'esempio su tutti: contro Trapani siamo stati più 14, poi all'improvviso abbiamo avuto dei piccoli break. È chiaro, ripeto, che in una partita di pallacanestro si vive di parziali. La nostra squadra non è una squadra pigra, solamente che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Questi break non devono accadere, e soprattutto nei momenti di difficoltà non deve venire fuori un singolo giocatore, ma deve venire fuori soprattutto la compattezza della squadra, cosa che si è verificata per esempio contro Forlì e contro Imola. Finito il primo tempo, con Imola e con Giovanni parlavamo che dal più 15 dovevamo andare al più 20, invece abbiamo chiuso a più 10. Nello spogliatoio si è detto proprio questo: la squadra è entrata in campo con l'idea di dal più 10 di andare al più 15, dal più 15 andare al più 20. No, a me piace postare solamente musica su Facebook, nulla di particolare. Per quanto riguarda Demian, abbiamo sentito Michele Maggioli ha decantato tutte le qualità dei lunghi giallorossi, ma mi sa che dalle due parti, pure con Mason Rocca, non sono messi male. No, loro hanno una bella coppia di lunghi. Maggioli ormai in questo campionato è stato sempre uno dei migliori centri del campionato. E poi hanno Rocca che scende dalla 1, un giocatore importante che ha giocato in squadre importanti. Sicuramente sarà un
un lavoro duro per noi lunghi, ma anche per tutta la squadra. Stiamo lavorando di squadra per contenere sia i lunghi che gli esterni. No? Incontra Godwell che per Barcellona, diciamo che potrebbe per Barcellona un po' di casa, ha fatto anche di passare delle buone prestazioni. Tu come? No, rispondo io. Allora io non l'ho vissuta, secondo me non è che vede Barcellona, il problema è un giocatore di un potenziale offensivo importante, risulta la loro prima arma offensiva, è il miglior realizzatore del campionato, quindi secondo me non è che vede solamente Barcellona. E come lo affronteremo? Affronteremo Goldwire come dobbiamo affrontare Iesi, cioè cercando di stabilire il nostro ritmo, è difensivo e offensivo. Ripeto, credo che l'approccio sia importante e bisogna migliorare soprattutto gli step che abbiamo fatto nelle partite precedenti. Quindi non è che giochiamo contro Goldwire, giochiamo contro Iesi, e Iesi non è che si chiama solamente Goldwire. Si chiama Goldwire, si chiama Santiangeli, si chiama Jukic, si chiama Maggioli, si chiama Rocca, tanta roba, tanta roba. Abbiamo sentito i compagni di squadra subito dopo il derby verso contro Normandia, quasi tutti dicevano adesso il nostro campionato. Ma quanto è vero che dopo quella partita avete fatto quadrato? Perché sin dall'inizio, sin dall'estate, si è detto la qualità di questa squadra è il gruppo, non c'è bisogno di input esterni, perché li vediamo sempre insieme, tra il network, tra di voi, molti affiatati. Credi realmente anche tu che da quella partita è scattato qualche modo più per voi? Sicuramente è stata una partita che ci ha fatto male perderla come l'abbiamo perso e poi perderla in casa, no? E penso che anche le sconfitte di Brescia e le altre sconfitte ci hanno fatto capire diciamo che stiamo cercando di migliorare e capire quali sono i nostri punti di forza, che è proprio il gruppo. Stiamo lavorando su quello. Penso che stiamo migliorando, come abbiamo fatto vedere nelle ultime partite, ma c'è ancora tanto da migliorare. Penso che proprio Iesi può essere un passo importante per far vedere questi miglioramenti. Sicuramente la nostra forza è il gruppo e penso che stiamo lavorando su questo e continueremo a farlo. No? Ti riguarda personalmente, sei contento delle tue prestazioni? Credevi che a questo punto Barcellona avesse questo trend? Ma io sinceramente non guardo alle mie prestazioni, cioè alle prestazioni personali, guardo alle prestazioni della squadra. Mi sento un giocatore di squadra e sicuramente sapevo che era una squadra nuova che non poteva fare bene subito. Ci stiamo conoscendo, stiamo lavorando, penso che ancora deve arrivare il nostro miglior momento e arriverà, ci manca continuità ancora, come ha detto Ugo, non dobbiamo subire questi cali nelle partite che ci stanno e stiamo lavorando per questo. Me l'hanno già detto in tanti, speriamo. Vediamo bene. Io non faccio istruzioni. Abbastanza. Quindi io no però.